Siamo con il presidente della Battipagliese al termine della finale Under 14 provinciale. Un secondo posto per voi dopo aver vinto il vostro girone, a coronamento comunque di un percorso di rinnovamento che la vostra società ha fatto dell'intero settore giovanile, di cui i risultati si sono già raccolti anche con l'attività di base e con i ragazzi un pochettino più grandi. Assolutamente sì, è un percorso iniziato 3 anni fa con la direzione tecnica del mister Tarcinale e fortunatamente cominciamo a vedere i frutti del lavoro perché quest'anno ci siamo tolti un po' di soddisfazioni, insomma i ragazzi si sono comportati davvero bene, in questa finale hanno messo tutto l'impegno possibile, anche se siamo usciti sconfitti, però sono stati bravissimi, si sono impegnati alla grande. Siete anche tra le società della provincia di Salerno che hanno preso parte a più campionati sia provinciali che regionali, oltre ad aver partecipato a numerosi tornei, soprattutto gli ultimi, quelli di fine stagione, anche insomma fuori del territorio regionale. Questo insomma vuol dire che la Battipagliese sta investendo insomma sul vivaio. Sì, ci crediamo tanto. Per noi il vivaio è fondamentale, deve essere il futuro della Battipagliese. Quest'anno è stata una stagione molto, molto impegnativa, piena di impegni. Abbiamo cercato di far disputare ai ragazzi più partite possibili, più esperienze possibili, in modo che possano crescere. Più esperienza fanno, insomma, più la crescita è esponenziale. Quindi puntiamo molto sul settore giovanile, come dicevo, e speriamo e contiamo di portare presto in prima squadra qualche giovane del nostro settore giovanile. A Battipaglia come a Salerno persiste insomma il problema dell'impiantistica sportiva, soprattutto per il settore giovanile. Quanto è stato difficile per voi trovare spazi e organizzare tanti gruppi per un'intera stagione? Molto molto difficile. Purtroppo abbiamo una struttura dove abbiamo a disposizione un campo a 9 e 2 campetti di calcetto, quindi abbiamo fatto attività con questo limite e questo ci dà ancora più soddisfazione perché nonostante il limite delle strutture, raggiungere questi risultati con tutte queste difficoltà, vuol dire che il lavoro che è stato fatto è stato fatto un ottimo lavoro. Contiamo di avere quest'anno a disposizione qualche struttura, di avere un po' di spazi al Pastena che l'amministrazione ci ha promesso che insomma, hanno messo a disposizione un po' di fondi per fare un po' di lavori di aggiustamenti al Pastena. E quindi dovremmo avere quest'anno un campo a 11 a disposizione che ci consentirà di effettuare un lavoro più consono a quelle che sono le categorie a 11, insomma. Supporto importante anche da parte ovviamente delle famiglie, dello staff tecnico, visto che è importante insomma questa sinergia per portare avanti la crescita dei ragazzi dal punto di vista umano e sportivo, e quindi anche poi diciamo l'attenzione che voi date alla scuola e alle attività correlate alla scuola calcio e al settore giovanile. Assolutamente, per noi è fondamentale, insomma, lavorare anche dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista delle regole del disciplinare con i ragazzi. Infatti la crescita deve essere non solo calcistica, ma anche comportamentale. E infatti ringrazio anche i genitori che ci accompagnano in questo percorso, nel quale vengono coinvolti dagli istruttori per dare una direzione unica, insomma, affinché i ragazzi possano avere una crescita da entrambi i punti di vista, sia calcistico che umano, insomma. Un auspicio per il futuro generale, coinvolgendo magari anche la prima squadra? Un auspicio sicuramente è quello di avere una struttura a disposizione. Noi con una struttura a disposizione potremmo fare molto molto bene. Ce lo auguriamo sia per la prima squadra, per poter insomma puntare a categorie più importanti. Assolutamente sì, vorremmo già quest'anno
disputare se possibile un campionato di promozione, stiamo vedendo per acquisire un titolo per il ripescaggio, non lo so, vorremmo assolutamente disputare un campionato di promozione, però per farlo c'è bisogno della struttura, perché quest'anno ci siamo sacrificati tanto anche con la prima squadra che si è dovuto allenare al Sant'Anna su terra battuta, ha giocato su campi in erba in vari campi della provincia ed è stato un grande limite, ma nonostante ciò abbiamo fatto comunque bene, siamo contenti insomma di aver rilanciato l'entusiasmo a Battipaglia, perché abbiamo insomma, vedo tanto entusiasmo nella cittadinanza che ci seguono, sono insomma è ritornato il vecchio entusiasmo che c'era una volta intorno alla Battipagliese, quindi meritano, è già un successo, infatti ridare lustro al nome Battipagliese per noi era il primo obiettivo, quest'anno ci siamo riusciti, ma non ci accontentiamo, vogliamo puntare molto in alto. Mister Alfonso Bovino, la Battipagliese Under 14, dopo aver vinto insomma il girone, si classifica seconda dopo questa finale provinciale con l'Agrese, partita condizionata dal maltempo, però diciamo oltre al risultato il vostro obiettivo insomma è essere arrivati fin qui e ad aver fatto un percorso importante di crescita. E come dicevi tu, per noi questa è stata una grossa vittoria, già arrivare a fare la finale, il risultato conta poco, l'importante è che la crescita dei ragazzi, questa è la cosa più importante per noi. Io devo fare i complimenti sia ai miei che anche alla Polisportiva Agrese, una gran bella società, si vede che lavora bene. Vi siete disimpegnati oltre che su questo fronte dei campionati anche su tanti tornei anche fuori insomma dai confini regionali, per i ragazzi insomma è stato un anno comunque formativo di crescita anche umana oltre che sportiva. Soprattutto umana, per noi è stata già come ti dicevo una grande vittoria farli crescere sia sotto il profilo tattico, tecnico, ma soprattutto umano. Questa è la cosa più importante che conta per i ragazzi e per noi ovviamente. Quali margini di crescita hai notato a termine di questa stagione in più rispetto insomma al momento in cui sei partito insomma al lavoro con questi ragazzi? Sono cresciuti soprattutto mentalmente, fisicamente e anche come impostazione di gioco. Merito loro che si sono sacrificati tutto l'anno e hanno cercato di apprendere e hanno appreso anche molto bene. Obiettivi per il futuro? Obiettivi per il futuro è portare più diciamo bimbi e calciatori possibili alla Battipagliese. L'importante è la crescita, il risultato sì, però l'importante è la crescita per noi. Quindi anche diciamo rinforzare l'attività di base e poi gli attuali, poi andare a crescere insomma con i vari gruppi agonistici. Sì, 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 e come dicevi tu, l'importante per noi è la crescita della, e speriamo che ne vengano sempre di più. Il problema nostro è il campo, non abbiamo avuto un campo quest'anno. Spero che qualcuno farà qualcosa per tutta la città. No, per metterci in condizioni di lavorare sia alla società che a noi tecnici. Perfetto, grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.